Serata di gala a Lugano, presso la sede del Kessel Racing. Il protagonista assoluto è Raffaele Marcello, ex kartista DOC e ora pretendente al titolo della primissima edizione della Formula Abarth. Napoletano di origine, ma residente nel cantone italiano della bella Svizzera, Lello, questo è da sempre il suo nome da battaglia, si è guadagnato e ritagliato l'etichetta di uomo da battere, primeggiando nei test invernali col piglio del fuoriclasse. Insomma, è oggi, senza ombra di dubbio, il riferimento per la categoria simboleggiata dallo scorpione di casa Fiat, e non a caso il Ferrari Driver Academy lo ha assoldato nel suo junior program con un contratto pluriennale. Alla presentazione, che fa di fatto da apripista al primo round di Misano Adriatico, hanno partecipato non solo tifosi, sponsor e addetti ai lavori, ma anche il responsabile del Ferrari Driver Academy, Luca Baldisseri, spalleggiato dal pluricampione del mondo del Fiat GT, Andrea Bertolini, dal team principal della JD Motorsport, Roberto Cavallari, e dal professor Stefano Elia, coach trainer di Lello. Il nostro progetto è un progetto nuovo. Ferrari per il primo anno si è impegnata nel cercare nuovi talenti. È appunto la ricerca dei talenti che ci ha portato ad individuare in Raffaele una delle nostre pedine sul quale puntare per il futuro. Secondo me è un ragazzo d'oro, altra cosa, un ragazzo che sorride nelle difficoltà. A noi non è mai capitato un ragazzo sotto stress mentale o fisico sorride. Essere sempre al top nelle prime tre, nelle prime posizioni che vince. Questo è stato il nostro impegno fin da dicembre. Ci siamo riusciti, i primi test ci hanno dato un momento ragione, abbiamo visto un ottimo investimento e siamo solo all'inizio, dobbiamo stare con i piedi per terra. Una serata densa di emozioni che ha raggiunto l'apice nel finale, ovvero quando sono stati tolti i veli alla nuovissima Tatus di Formula Abarth numero 53, che accompagnerà l'Alfiere di Maranello in questa sua prima e affascinante avventura in monoposto.